Intanto grazie per aver deciso di passare con noi l'ennesima serata in cui discutiamo di merito e di metodo relativamente a una pessima riforma, anzi revisione costituzionale, perché il termine riforma è proibito utilizzarlo, sarebbe troppo elogiativo, e a una orripilante modifica della legge elettorale. Ho aperto così perché in realtà io credo che sia essenziale tornare a tenere il punto, almeno noi che stiamo facendo questa battaglia da posizioni apparentemente all'attacco, tenere il punto e ragionare su questioni di merito e di metodo, perché l'apertura della campagna referendaria da parte avversa mi pare che di merito e di metodo, come dire, non abbia granché voglia di occuparsi. Ogni riferimento all'intervento del Presidente del Consiglio a Bergamo e alle intemerate del Ministro per le riforme costituzionali in televisione e in altre sue apparizioni pubbliche è puramente voluto. Peraltro, in questo calderone di personaggi che preferiscono evitare di affrontare le questioni di merito e di metodo e scatenare invece polemiche anche abbastanza stucchevoli, dovremmo metterci anche molti opinionisti e commentatori della stampa e della televisione. A me è colpito in modo molto particolare il tentativo di classificarci, noi sostenitori del no alla revisione costituzionale, in categorie come se fossimo insetti o piante, che è il tentativo che ha fatto in un suo pezzo pane bianco sul Corriere. Ha evitato benissimo di entrare a contestare le nostre ragioni di merito e di metodo, e in qualche modo ci ha classificati come se fossimo appunto insetti o piante, sostenendo che i sostenitori del no alla revisione costituzionale non sostengono il no perché hanno delle ragioni dalla loro parte da far valere, ma sostengono il no o perché sono oppositori indefessi del Presidente del Consiglio, o perché sono dei conservatori inguaribili e incurabili e non mai accetterebbero di vedere modificata la Costituzione più bella del mondo nata dalla Resistenza, o perché sono dei perfezionisti un po' alla Bartali, sembrerebbe, no? Per cui tutto è sbagliato e tutto da rifare, non va mai bene nulla di quello che viene proposto di nuovo. Se dovessi scendere sul terreno di questa polemica, dovrei dire che francamente le posizioni di parte avversa alla nostra mi paiono avere lo stesso grado di fondamento che hanno le argomentazioni di quella serie di personaggi dei call center più aggressivi e più petulanti che ci chiamano più volte al giorno per proporci di cambiare di volta in volta il gestore telefonico o il fornitore di energia elettrica o di servizi di riscaldamento. Io francamente rispetto a queste proposte di cambiamento normalmente dico che sto bene dove sto e preferisco un contratto che si chiama contratto di maggior tutela. Vale per l'energia elettrica e per il riscaldamento, per quanto riguarda invece cose un po' più elevate, il mio contratto di maggior tutela si chiama Costituzione della Repubblica Italiana e francamente se l'unico argomento a favore del cambiamento è il cambiamento stesso, io personalmente preferisco rimanere col contratto di maggior tutela e credo che saremo in molti a volerlo fare. La serata di stasera, per quanto possa sembrare ripetitiva, torna appunto su temi di merito e di metodo, con qualche cambiamento diciamo nel nostro approccio, nella nostra impostazione, perché cerchiamo di in qualche maniera smarcarci da un esame delle tematiche che abbiamo affrontato nelle due iniziative precedenti, che erano tendenzialmente state affrontate dal punto di vista tecnico dei costituzionalisti e degli esperti di leggi elettorali, introducendo questa sera, e ne parlerà dopo Franco Calamita introducendo alcuni dei nostri ospiti, introducendo la tematica importantissima del legame fra la Costituzione, la battaglia che stiamo facendo per difenderla, e altre battaglie che vengono fatte per difendere, promuovere e affermare i diritti del mondo del lavoro o del mondo dei lavori, come piace dire, credo, a Antonio Pizzinato, e non ricordo quella definizione che preferisce questa. Io comincio subito con l'introdurre appunto Antonio Pizzinato, che penso non abbia bisogno di presentazioni, soprattutto qui dentro. La cosa che non so è se questa sera preferirà intervenire come presidente onorario di Ampi Lombardia e quindi in qualche maniera ci spiegherà quali sono le posizioni di Ampi, peraltro per chi di voi ha
seguito gli organi di stampa, i media, sa già qual è la linea che Smuraglia ha dato, le posizioni di Ampi, dicevo, sulle polemiche che sono state scatenate su come votino o non votino i veri partigiani e altre cose di questo genere. Sarebbe interessante, visto la tua lunghissima carriera come uomo di sindacato, che anche tu entrassi, e questo ti chiederei veramente di farlo, a definirci perché un lavoratore secondo te dovrebbe essere interessato alle sorti di una Costituzione o al modo in cui viene concepita una legge elettorale, temi che magari anni fa, decenni fa, sarebbero stati derubricati come temi afferenti alla cosiddetta democrazia borghese, quindi di poco, o democrazia formale, quindi di poco interesse. Antonio Pizzinato. Buonasera a tutti voi, grazie per la vostra presenza. Come veniva sottolineato nell'introduzione, quello di questa sera è un confronto per approfondire due tematiche in particolare, quello relativo alle modifiche della Costituzione, meglio alla messa in discussione principi e di valori della nostra Costituzione, e in secondo luogo la legge elettorale, l'Italia, che consente, se non viene modificata, alla minoranza di avere una maggioranza assoluta e quindi in pratica di far saltare le regole democratiche che sono alla base dei valori per i quali si è fatta la lotta di liberazione, si è conquistato la pace, la libertà e la Costituzione. Permettetemi all'inizio di brevemente informarvi su come ha operato l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in questi mesi, che in particolare nelle ultime settimane, a fronte dell'attacco che viene fatto per le scelte che la stessa associazione, con una maggioranza quasi assoluta, al suo congresso nazionale ha compiuto le scelte. Ma se mi permettete, vorrei, poiché queste informazioni non si danno, si è discusso dei contenuti e delle scelte che si sono compiute al Congresso nazionale negli oltre 2000 congressi di sezione svoltisi negli ultimi mesi, nei 120 congressi provinciali e nei 4 giorni del Congresso nazionale svoltosi dal 12 al 15 di maggio. E alla conclusione votato a praticamente a maggioranza totale, perché vi sono stati alcuni astenuti e un paio che non erano d'accordo che sono usciti dalla sala, su 400. Quindi ho voluto sottolineare questo aspetto perché, contrariamente a quanto affermano ancora stasera, ho sentito circa i comportamenti dell'ANPI, non è che l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia abbia compiuto delle scelte che non prevedano delle riforme della Costituzione, ma salvaguardandone i valori e i principi fondamentali. Ne abbiamo discusso 4 anni fa in una sala della Camera dei Deputati, dove abbiamo esposto che vi era l'opportunità del superamento del bicameralismo perfetto e anche altre modifiche, ma bisognava solo il principio fondamentale. Quel confronto, quelle opinioni espresse non sono state tenute in considerazione da chi si è mosso nell'operare per la definizione che è stata approvata. Non solo, l'ANPI
a fronte dello svilupparsi, scusatemi se faccio questa breve cronaca, ma io credo che sia importante informare voi, contribuire a informare i cittadini, a fronte dello sviluppo che aveva in confronto nel Parlamento, ha convocato un'Assemblea nazionale nel marzo di due anni fa, ha esposto nuovamente le osservazioni, non se ne è tenuto in considerazione. Si dice, ma l'ANPI non si deve occupare di questi aspetti. L'Associazione Nazionale dei Partigiani, ente morale, opportuno ricordarlo a chi lo dimentica, che è regolato da norme approvate per quanto riguarda le modifiche statutarie e firmate dal Presidente della Repubblica, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, è un'associazione nazionale che vuol far vivere i valori, i principi e i diritti che sono stati alla base della lotta di liberazione, che sono implementati nella Costituzione repubblicana e contemporaneamente in piena autonomia vuole essere la coscienza critica della società rispetto all'applicazione di quelle norme e di quei principi. È per questo che assieme all'esame dell'attività che abbiamo svolto negli ultimi 5 anni e ai programmi contenuti del documento si è anche affrontato il problema della necessità di arrivare a un referendum sulle modifiche costituzionali, perché alterano valori e principi nella Costituzione, così come abbiamo operato, e contemporaneamente vi è una legge elettorale che di fatto, attraverso il ballottaggio, assegna una maggioranza assoluta a chi non rappresenta e può non rappresentare sulla base dell'andamento, in particolare a fronte delle forti attenzioni che sono conseguenza anche di come ci si rapporta con l'insieme della società, affinché vi sia una modifica della stessa. A questo riguardo permettetemi di richiamare l'articolo 138 della Costituzione. La Costituzione è approvata e non può essere modificata se è approvata nella seconda votazione, dopo 3 mesi che è stata approvata nella prima ciclo di esame Camera e Senato, con i 3/5 dei componenti della Camera e del Senato. Se così non avviene, coloro che hanno operato per modificarla, dice che può essere sottoposta a referendum e non è abrogata. Se non approvata, come dicevo prima, e si dà luogo al referendum quando lo richiedono. Da questo punto di vista, 1/5 dei parlamentari, 500.000 cittadini o 5 regioni. Noi abbiamo operato e il congresso, scusatemi, è per questo che siamo qui, sono qui questa sera a rappresentare l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del nostro territorio per dare il contributo a questo riguardo, ha compiuto la scelta e chiede, assieme al suo impegno, ai democratici, agli antifascisti, di operare. Primo, perché si va al referendum e prevale e no. Secondo, perché si raccolgano 500.000 firme su 2 emendamenti della legge elettorale modificata, in particolare per quanto riguarda
la maggioranza per quanto riguarda il diritto dei cittadini di scegliere chi saranno i componenti del Parlamento. Ho avuto, scusatemi, chiedo scusa a colleghi se ho richiamato molto sinteticamente questo operare dei partigiani, operare di coloro che si sono impegnati, che si impegnano attraverso le forme democratiche e partecipate di far vivere quei valori. Quindi non è un caso, qui ci sono dei colleghi, a partire dal Presidente Provinciale Randi, ci sono altri che hanno partecipato come sottoscritto. Noi non abbiamo mai, in nessuno dei congressi, né di sessione, né provinciale, né nazionale, detto che uno è obbligato a sostenere quella che è la posizione decisa nel congresso. È stata decisa democraticamente, ma vi è la libertà di coscienza e di scelta. Quindi, per favore, chi fa il ministro, chi fa il presidente del Consiglio, chi rappresenta forze politiche e sociali, non dica cose inesatte, non corrispondenti alla verità per quanto riguarda il Consiglio. A questo riguardo, che in Lombardia abbiamo più di 340 sezioni, abbiamo i comitati provinciali, a Milano città abbiamo più di 10.000 iscritti e un centinaio di sezioni, compreso la penultima che abbiamo inaugurato al Teatro La Scala, che è emblematicamente significativo di qual è la volontà dei cittadini dei più vari strati di essere partecipe a far vivere i valori. Perché ti referendum? Sosteniamo no all'approvazione. L'insieme delle modifiche non è il superamento del bicameralismo perfetto, ma stravolge un insieme di norme e contemporaneamente con la modifica della legge elettorale si ha che chi ottiene effettivamente non la maggioranza del 51% degli elettori, ma attraverso quel quale può essere una minoranza anche del 20-25% dei voti effettivi, sarà la Camera dei Deputati che elegge il Presidente della Repubblica, che elegge la Corte Costituzionale, e tutto un insieme di altri aspetti. E cioè, praticamente, non abbiamo che l'insieme dei cittadini eleggono i propri rappresentanti e con la maggioranza poi compiono le scelte anche per quanto riguarda l'insieme delle istituzioni democratiche e rappresentative. E quindi, da questo punto di vista, abbiamo un arretramento rispetto a quelli che sono i valori fondamentali della democrazia, della partecipazione. Si sottolinea continuamente che bisogna compiere dei risparmi, con questa riforma si compiono dei risparmi. Faccio l'esempio più elementare. Con quelle norme si abolisce il CME, che è il Comitato Nazionale di rappresentanza delle forze sociali. Ne sono stato componente quando ero segretario del sindacato per alcuni anni. Ma in quella fase, e grazie alle lotte dei lavoratori, abbiamo compiuto un altro passo in avanti. Il CLE non è solo l'istituzione che esamina e può presentare osservazioni alle proposte di legge sia del governo che parlamentare che si discutono in Parlamento, e i rappresentanti sono i rappresentanti sia dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali che degli imprenditori. Ma
l'attività principale che svolge in particolare negli ultimi anni è quello di essere l'archivio di tutte le attività sociali. L'unico luogo dove si trovano i testi degli accordi contrattuali è il CNEL, dove si trovano gli accordi che si fanno a livello aziendale è il CNEL, dove si registrano quali sono le rappresentanze delle organizzazioni sindacali, il numero degli iscritti, i voti che ottengono, eccetera, è il CNEL. Non c'è una riga che dice come fare in modo che nel momento in cui è sciolto il CNEL vi sia l'organismo che riguarda l'archivio della contrattazione, eccetera, eccetera, dove si continua a svolgere. Perché senza di quelli, senza di questo archivio, non si hanno a disposizione né delle organizzazioni sociali né delle strutture democratiche dei dati che sono necessari per misurare la rappresentanza e via via. Il fatto che non se ne accenni non dice nulla. In una frase come questa, scusatemi, dopo 6 anni che non si ricorda il contratto dei pubblici dipendenti, dopo la situazione che abbiamo, dopo che si sono adottate norme di modifica della Costituzione, a partire un po' dello Statuto dei diritti dei lavoratori, a partire dall'articolo 18, allora, com'è? Quindi è necessario, a nostro parere, a mio parere, voglio dare per il ruolo che assolvo nell'ultimo decennio come volontario dell'Associazione Nazionale Partigiani, che ci mobilitiamo per fare in modo che quelle norme che stravolgono, lascio ai colleghi che mi seguiranno di illustrare le prassi nei vari aspetti, questa è una questione fondamentale. Se di fronte al cambiamento che è intervenuto sul lavoro, sull'organizzazione sul lavoro, sulle attività produttive, che ha cambiato e contemporaneamente non si sono adottate le misure previste dall'articolo 3 della Costituzione di rimuovere gli ostacoli che impediscono di assicurare parità dei diritti, è necessario che ci sia una mobilitazione. E che attraverso la vittoria del no si modifichi questo stravolgimento della Costituzione e contemporaneamente si creino le condizioni per una nuova stagione di partecipazione, di democrazia e che consenta di avere norme, regole a partire dalla Costituzione che a fronte del profondo cambiamento in Italia, in Europa e nel mondo cambiando la realtà, si dia una risposta e come prevede l'articolo 3 della Costituzione, a partire dalle istituzioni si riducono gli ostacoli e si assicurino parità dei diritti, a partire dal diritto al lavoro, in particolare per le nuove generazioni. Giustamente mi si fa notare che sono scaduti i termini. Vorrei brevemente un paio di minuti su un altro aspetto. Bisogna cambiare la legge elettorale. Riflettiamo, facciamo un esempio. È di ieri del risultato di Bolzano, che ci è istruttivo. Se andasse in vigore l'Italicum e avvenisse quello che sta avvenendo a causa del logoramento dei rapporti tra le istituzioni e la società, tra le condizioni del mondo del lavoro, basta pensare che alle ultime elezioni in Emilia Romagna ha votato il 37,5%, ma che ha bozzato il sindaco è eletto sì con la maggioranza del 57%, ma quel 57% sono il 22,5% dei cittadini e degli elettori.
Però immaginate, se non si cambia, annullando, o almeno cambiando, due articoli dell'Italicum, vanno le due forze politiche, poiché non si prevedono alleanze, che hanno il 40% tra i diversi partiti, vanno al ballottaggio, e chi vince, anche se rappresenta il 20-25% degli elettori, perché questa può essere una percentuale, ha più del 50% dei deputati. E questi deputati non sono scelti attraverso le preferenze, ma sono scelti sulla base delle scelte che hanno fatto i partiti, eccetera. Quindi avremmo una maggioranza assoluta che non rappresenta la maggioranza dell'insieme della società, che chi è lì a rappresentare gli eletti non li hanno scelti, poiché è tutta una formula forma per quanto concerne le modalità di elezione, che non sono gli eletti che si sentono rappresentanti dei cittadini che hanno espresso, o meglio, dei cittadini più complessivamente. Ecco perché bisogna, e è importante, è necessario che contribuite in queste settimane, perché bisogna farlo questo giugno, a raccogliere le 500.000 firme, o meglio, 2.500.000 firme, perché devono servire per richiedere il referendum approvativo di due dei capitoli di quella della legge elettorale, o sotto il nome di Italia, quella relativa alla modalità con cui vengono scelti e devono essere i cittadini, gli elettori, a scegliere, e non le forze politiche. Secondo, un criterio, non può essere che si fa una legge che prevede la maggioranza assoluta senza che si preveda le coalizioni, neanche la volontà. Per cui può essere che la percentuale non vi può essere, che vi sono le regole previste nell'Italia che alterano i principi fondamentali che sono stati alla base, per quanto usate l'associazione che io rappresento, che erano i principi e i valori per cui c'è fatta la lotta alla liberazione. Sono bello della traversa. Diverso saltare da un punto all'altro, che non contribuisce a volte a compiere il fascinamento, abbiamo bisogno dell'aiuto del più grande numero di cittadini. Abbiamo bisogno che sui contenuti e le modifiche della Costituzione, come sulla legge elettorale, i cittadini siano informati. Ciò che oggi non avviene, è necessario che vi sia la raccolta delle firme, come sottolineavo. È necessario che facciamo vivere la democrazia come abbiamo fatto 70 anni fa, quando si andò a votare per la prima volta, si scelse la Repubblica, si scelse il percorso che portò alla Costituente e all'approvazione della Costituzione. Vuol dire partecipazione. Aiutateci, aiutate il Comitato Nazionale, il Comitato Provinciale, i comitati da costruire nelle zone per portare avanti e sviluppare questo lavoro. È necessario farlo nei quartieri, è necessario farlo nei paesi, è necessario farlo nelle università, è necessario farlo nei luoghi di lavoro. Ci contiamo su tutti voi. Grazie per l'impegno che porterete avanti nelle prossime settimane. E grazie ad Ampi tutta per l'impegno che mette in questa campagna referendaria per il no.
è un impegno determinante e speriamo che gli inviti che Pizzinato ha rivolto alla mobilitazione di tutti. Innanzitutto do una notizia, molti ne sono già informati, ma è una buona notizia per la democrazia: in Austria il rappresentante verde ha vinto. È vero che ci saranno poi altri, ma intanto ha vinto il rappresentante verde ed è stata bloccata la parte xenofoba reazionaria così pericolosa in Europa tutta. Questa democrazia riguarda ovviamente l'Europa e riguarda anche noi. Una seconda notazione è questa: oggi è l'anniversario della strage di Capaci. Io credo che un pensiero di tutti noi per Falcone, per tutti quei magistrati e quanti hanno con grande coraggio lottato contro la mafia, per le decine e decine di sindacalisti che si sono battuti per i diritti dei lavoratori e sono stati assassinati dalla mafia, per Giovanni Impastato, questo grande intellettuale siciliano. Ecco, un pensiero oggi è utile perché la nostra democrazia ha visto grandi sacrifici, anche per questo che per noi è un grande valore. E completando gli anniversari, 3 giorni fa era l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori. Per la mia generazione era stato importantissimo, il senso della battaglia per i diritti di milioni e milioni di persone. Bisogna ricordarlo, perché con lo Statuto, dicevo, la democrazia ha passato i cancelli della fabbrica. Anche nella fabbrica ora c'è democrazia, e sappiamo che se non c'è democrazia in fabbrica e nel lavoro è molto fragile la democrazia del paese. Sappiamo quante lotte sono state necessarie, quanti lavoratori hanno contribuito per affermare questo bene comune che abbiamo di libertà e di democrazia. Ho ricordato queste cose del passato per dirne un'altra: che noi non guardiamo indietro, questa campagna guarda in avanti, questa campagna guarda al futuro. Certo, vediamo i valori, le lotte che sono state fatte, ma noi, sia ben chiaro, vogliamo guardare al futuro ed entrarci noi a testa alta. Noi con testa alta intendiamo i diritti e la dignità sul lavoro, che già oggi sono fortemente compromessi. Un piccolissimo episodio: 3 giorni fa un mio nipote compie gli anni, io gli telefono con tanti auguri, come ho già bene, va bene, sono stato licenziato. Sì, sa che lo è facile, è un peccato, però mia moglie lavora ancora, è un peccato, ma è così. Questa è la questione. Si comincia a pensare, una parte delle voci pensa, che non ci sia più il diritto di battersi per i diritti, che è così, che è sbagliato, ma che non c'è niente da fare, che non si può che accettare. Bene, nella nostra campagna invece, questa che stiamo conducendo, diciamo che tutti questi diritti noi vogliamo riconquistarli, che la Costituzione tutela diritti fondamentali al lavoro, e il lavoro non è soltanto la forma necessaria di sostentamento, per cui molti giovani oggi hanno difficoltà nel pensare a strategie di vita, sappiamo il precariato, sappiamo dai dati Istat che un'intera generazione non avrà pensione per il futuro. Cerchiamo di immaginare cosa accadrà. Ecco, tutte queste cose sono presenti negli obiettivi che noi abbiamo, e riteniamo che difendere e applicare la Costituzione sia proprio un modello di vita, di società, e che questo sia il senso forte della nostra campagna. Se questi diritti sono tutelati, noi dobbiamo fare in modo che vengano affermati. E una vittoria del no all'ottobre, al momento del referendum, sarà un elemento forte perché si possa poi procedere in questa direzione. La democrazia è una cosa importante, la democrazia è la nostra vita. Il lavoro, dice l'articolo 1 della Costituzione, non a caso dice: l'Italia è la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ricorderete che Berlusconi è proprio questo articolo che voleva cambiare, può essere anche un obiettivo per il futuro. Dice: democratica e lavoro, collega i due fattori, è democratica in quanto è fondata sul lavoro.
in assenza di lavoro, oppure in assenza di ruolo, di riconoscimento sociale, dell'esistenza stessa del lavoratore e della sua funzione sociale, vediamo come tutto l'impianto della Costituzione, strumento della democrazia, sia fortemente indebolito e come le conquiste vanno riprese fortemente su questo terreno. Detto questo, voglio ricordare, presentando Antonio Tonino Lettieri, che con lui e con altri milioni di lavoratori e lavoratrici abbiamo vissuto un grande sogno negli anni 70, ed è stato il sogno dell'unità sindacale, l'unità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori per i loro contratti, i loro diritti, la possibilità di incidere, di essere riconosciuti nel loro ruolo sociale, non emarginati fortemente come sono oggi. Ecco, ricordo ancora questo per dire che anche oggi, come ha ricordato Pizzinato, Antonio Pizzinato, è importante che in questa campagna, in questi mesi, in questo scontro che deve essere sociale, il referendum è un dialogo sociale, è un dialogo vissuto tra lavoratrici, lavoratori, giovani, studenti, insegnanti, che vengono formati i comitati nei luoghi di lavoro, di studio, fabbriche, aziende, che sia la partecipazione, non soltanto votare. Paesi, eh? Paesi e quartieri, bisogna essere precisi con Antonio Pizzinato, paesi e quartieri, il senso è questo. La partita noi la giochiamo lì, non semplicemente commentando le sciocchezze che dice un ministro, cose di questo genere. È lì la serietà delle questioni che noi abbiamo di fronte, la nostra capacità di guardare al futuro. Ecco, il senso di questa assemblea è tutte le tematiche ovviamente che verranno affrontate, ed è porre al centro la questione del valore del lavoro, di come il lavoro abbia un senso profondo non solo nella vita ma nel collettivo e nelle prospettive del paese. Antonio Lettieri, che è stato segretario nazionale della FIOM, membro della segreteria confederale CGL e oggi presidente del Centro Internazionale Studi Sociali, ha una bella storia di militanza sindacale. Speriamo, voglio aggiungere, che vi sia un maggiore impegno da parte di tutti i movimenti sindacali in questa battaglia che viene condotta, che sappiamo che la battaglia di civiltà per la democrazia, dall'esito del referendum dipenderà molto di quello che accadrà nel nostro paese. Speriamo perciò che molte forze vengano a questa, e do la parola ad Antonio Lettieri ringraziandolo per aver accettato l'invito. Compagni, buonasera innanzitutto, un ringraziamento a Franco Calamida e ad altri compagni che hanno voluto invitarmi stasera in questa assemblea importante. A me è capitato, adesso si dice il secolo scorso, molti di noi provengono dal secolo scorso, non vedo perché aver pudore. A me è capitato questo salone di fare molte assemblee con i compagni di Stamecanici, CGL, e allora diciamo che il compito era relativamente facile, chiaro, trasparente, no? Noi facevamo le lotte contrattuali, da una parte c'era il sindacato, i lavoratori, no? Non solo i lavoratori, ma principalmente, dall'altra parte c'era, vi ricordate, a quell'epoca si diceva i padroni, no? Adesso non si usa. Ma insomma c'erano due parti, c'era contrasto, c'era lotta, era chiaro, era evidente. Qualche volta avevamo difficoltà, non riuscivamo a risolvere i problemi, altre volte abbiamo vinto, no? L'FLM, come adesso ricordava Franco, era un sindacato unitario ed era bello vincere insieme con tutti i lavoratori. Voglio dire, è difficile, sì, ma venire a discutere stasera della riforma della Costituzione e del no, e dei motivi del no, ma io devo dire che non sono il più adatto, abbiamo
giuristi di grande fama, costituzionalisti, e loro vi parleranno con tutti gli elementi fondamentali del discorso. Ma io devo dirvi che se facessi un'assemblea sindacale, se parlassi oggi operai, impiegati, pensionati, studenti, giovani, io partirei dalla questione della riforma della Costituzione. Non si può parlare di punti relativi a varie questioni che ci sono, ma bisogna partire dal no, dall'interno. Io trovo totalmente assurdo che siamo costretti a discutere della riforma costituzionale nel modo come ci costringono a discutere. Un governo che ha una maggioranza raccogliticcia, no? Sappiamo com'è fatta. Sono molti i compagni del partito di maggioranza che si vergognano poi di dover ricorrere a questo tipo di maggioranza. Questo governo, che non ha una maggioranza propria, legittima, chiara, trasparente, ma costruisce di volta in volta una maggioranza spuria, ci propone niente di meno che la riforma della Costituzione. Una riforma peraltro confusa, difficilmente comprensibile, ma su questo sarà chiarissimo il discorso di questa. Io voglio dire che le costituzioni non si riformano in questo modo. Posso anche capire che si prende un tema, un articolo, un argomento, ma in generale una costituzione è non a caso una legge fondamentale. Non si può dire della costituzione vecchia, non corrisponde alle nostre, è una stupidata. La costituzione più vecchia del mondo è la costituzione americana, di quella che viene considerata la democrazia più importante. Voi potete avere qualsiasi opinione della politica americana, ma è una grande democrazia. La sua Costituzione risale al 1789, il momento, l'anno della Rivoluzione francese. La Costituzione è sempre quella. Si sono fatte delle modifiche, si definiscono emendamenti. Un numero limitato di emendamenti nel corso di due secoli, più. E quando si fa un emendamento che riguarda la Costituzione americana, c'è bisogno di avere due terzi della maggioranza del Congresso e, se non vi basta, tre quarti degli stati confederati degli Stati Uniti. Un emendamento si può accettare, anzi la verità è che si sono proposti nel corso di due secoli decine, addirittura centinaia di emendamenti, ne sono stati approvati 10, 15, 17, 20 e approvati in questo modo. Ecco, a noi ci si propone di sconvolgere la Costituzione, la legge fondamentale, in modo confuso. Io capisco, si vuole abolire il Senato? Io non, per quello che vale, sarei d'accordo, è meglio avere strumenti di controllo in un regime democratico. Ma uno mi dice va abolito il Senato. Ma allora siamo di fronte al monocameralismo, una sola Camera di rappresentanti che assume la responsabilità legislativa e del controllo dell'esecutivo. È una cosa importantissima, una Camera di rappresentanti così fatta. Ma qui vengo a uno dei tre punti che voglio toccare, è il punto che Antonio ha già ripreso, la legge elettorale. Si vuole liquidare, in realtà non si liquida il Senato, si fa confusione, eccetera, eccetera, ma non voglio parlare di questo. Si vuole avere un potere forte, no? In una sola Camera. Ma come viene eletta questa Camera dei rappresentanti? E allora viene fuori la legge elettorale, un'assurdità.
siamo di fronte a delle situazioni. Noi non abbiamo un sistema bipartitico, è ovvio, lo capiscono i bambini, se c'è un sistema bipartitico, un partito vince, un partito perde. L'Inghilterra da secoli va avanti con due partiti, nessuno si studia, veramente adesso sono tre, a volte quattro. Ma fino a quando sono state due, nessuno si stupiva che uno vinceva e uno perdeva, ma non è il caso italiano. Non ci sono due partiti, ci sono almeno tre schieramenti che poi si raccolgono in tre partiti o si tre liste più alte. Cosa ci vengono a dire adesso? Si vota, una lista vince e due liste perdono. C'è la lista che vince e la lista che avrà il 30%, il 31%, ma forse il 29%, il 27%. C'è la minoranza degli elettori, che già sono una minoranza dei votanti, che già sono una minoranza degli elettori, costituisce un governo contro una maggioranza dei votanti e degli elettori. E quel governo è un governo senza possibilità di controllo, perché c'è una maggioranza assoluta. Sarà stato eletto con 25, il 21, il 30, il 35, quello che volete, ma la maggioranza sta da un'altra parte, l'opposizione sta da un'altra parte, ma quel governo ha una maggioranza assoluta. Un connubio, un ibrido fra democrazia e autoritarismo è inaccettabile. Se io facessi un'assemblea come mi piaceva farle appunto nel secolo scorso, non partirei dalla contrattazione aziendale, ma partirei da qui per dire che non è accettabile. Una domanda che dobbiamo farci: ma perché Renzi? Parliamo di Renzi, no? Perché Renzi, che è persona intelligente, è persona astuta, è persona che sa fare politica, machiavellico, non machiavelliano, fiorentino, come si dice, no? Perché si mette in questo giro difficile? Perché lui pensa di vincere e ha delle probabilità di vincere, ma non è sicuro. Ha fatto l'errore di partire sei mesi prima e quindi c'è tempo, come stiamo verificando, per fare la battaglia, e non è sicuro che però lui rischia, e guardate che è un rischio anche calcolato. Se lui, se perde, secondo me non lascia il governo, figurato, non lascia il governo. Ma se vincesse, questo sarebbe un plebiscito della sua leadership politica, e allora lui potrebbe passare tranquillamente a fare le elezioni politiche nel giro di 3, 4 mesi, 5, consolidarsi. Ma perché consolidarsi? Perché noi siamo in una situazione di crisi della quale parlerò tra un momento, e questa situazione di crisi travolge tutti i governi che attuano le linee che vengono dettate da Berlino e da Bruxelles, tanto per citare il nome. I governi che attuano quelle linee, che sono conservatrici, neoconservatrici, in qualche caso avremmo detto delle linee reazionarie, quei governi sono bocciati. Samaras in Grecia, Rajoy in Spagna, in Portogallo, Hollande in Francia. Insomma, sta attuando tutte le politiche che vengono richieste e imposte dal duo Berlino-Bruxelles. Hollande, ma lo dico con dispiacere, è il capo del partito socialista francese, ha una tradizione, eccetera. Oggi Hollande ha un consenso popolare oscillante tra il 16 e il 18%, non si può rappresentare più per la rielezione. Questi governi sono sconfitti perché hanno attuato, cercano di attuare le politiche che ci vengono imposte a livello europeo. E qui veniamo alla crisi. Il problema non è se c'è o non c'è la crisi, c'è una crisi. C'è in Italia, c'è in Europa una crisi. Il problema è
se hai una crisi, come la affronti questa crisi? Quale politica per fronteggiare la crisi? Quando è cominciata la crisi, vi ricordate, adesso si dice Lehman Brothers, la grande banca americana in fallimento, 2008, ci si disse, guardate, è una crisi grave, è una crisi tipo anni 30, 29, 30, c'era da tremare, no? Era una crisi terribile, la più grave del secolo scorso. Però uno poteva dire con un certo ottimismo, no? Sappiamo che quelle crisi sono gravi, ma sappiamo anche che si può fare una politica di contrasto. Sappiamo che Roosevelt affrontò quella crisi. E il risultato, pure se la crisi fu molto difficile, il risultato fu niente di meno che il New Deal. Cioè il più grande cambiamento e la più grande somma di riforme sociali ed economiche che si siano viste nella storia delle democrazie occidentali. Non voglio raccontare nulla di questa storia, però un punto mi interessa. Con Roosevelt partì il grande welfare state, indennità di disoccupazione, le pensioni, non c'erano queste cose. Va bene, sappiamo questo, dobbiamo ricordarci, ma ricordo soprattutto una cosa fondamentale. Roosevelt fu il presidente sotto il quale, in virtù del quale, crebbe i sindacati americani. Fuori dalle cancelli della fabbrica, i sindacati da allora avevano scritto: il presidente Roosevelt vuole che tu ti iscrivi al sindacato. Il sindacato che era stato distrutto dalla crisi, che aveva 3 milioni di iscritti nella grande America, dopo Roosevelt e dopo il Deal, diventa il più forte sindacato delle democrazie occidentali e quindi al mondo. E questo è uno dei lasciti del Deal e di Roosevelt e del modo come lui affrontò la crisi, di cui non possiamo adesso occuparci, ma è una storia meravigliosa. Ma la crisi nasce in America nel 2008, abbiamo detto, no? Allora uno si interroga: qual è la politica di contrasto a questa crisi? Intanto viene eletto Obama. Barack Obama non è Roosevelt. Però bisogna ricordarsi il modo come Obama affronta la crisi. Il governo precedente Bush, appena le banche erano in difficoltà, in grande difficoltà, chiese al Congresso 700 miliardi di dollari per fare il salvataggio delle banche. Wow. Ci piace, non ci piace. Questa era la politica repubblicana in quel momento. Quando arriva Obama, chiede al Congresso una cosa diversa. Chiede 800 miliardi per rilanciare l'economia reale, i consumi, gli investimenti. I grandi economisti democratici che li leggiamo, Stiglitz, Krugman, dissero: ma non è possibile, 800 miliardi sono pochi, ce ne vogliono molti di più, forse il doppio. Teniamolo presente. Comunque Obama mise a disposizione 800 miliardi e poi niente di meno che partì con la riforma sanitaria in America. C'è una cosa che nemmeno Roosevelt era riuscito a fare, e ha fatto la riforma sanitaria. Per questo ci fanno queste cose. Perché quando ci raccontano che c'è la crisi e dobbiamo spaventarci, tremare, essere terrorizzati, dobbiamo dire che è ovvio che c'è la crisi, lo sappiamo, disoccupati, salari, ma va affrontata con una politica specifica contro la crisi. È una politica che è stata realizzata in Europa e in Italia, si chiama austerità e riforme di sviluppo. Tra l'altro, due espressioni così ingannevoli, due espressioni truffaldine, no? Austerità, ma insomma,
probabilmente nelle famiglie di ognuno di noi, di voi, si sarà detto tante volte, bisogna essere austeri, siamo, no? L'austerità è un concetto, e il concetto invece viene tradotto e diventa equilibrio del bilancio, riduzione del disavanzo, meno investimenti, niente investimenti, più tasse indirette, IVA,